Allora, siamo arrivati al criterio di Rauch-Hurwitz, grazie, l'abbiamo enunciato e abbiamo detto, lasciamo da parte un istante i casi grigi, li vediamo stamane, li vediamo. Ma tanto per fare un esempio, proprio brutale, costruiamolo l'esempio. Supponiamo di avere un polinomio del seguente tipo, lo costruisco, va bene, s più 1 al quadrato, s più 2 al quadrato, costruiamolo, che sarà uguale ad s quadro più 2s più 1, che moltiplica s quadro più 4s più 4, e quindi è un s alla quarta più 4s cubo, vediamo di non sbagliare, più 4s quadro più 2s cubo più 8s quadro più 8s più s quadro più 4s più 4, e quindi diventa il seguente polinomio. Ovviamente l'ho costruito, sappiamo già quali sono le sue radici visto che l'ho costruito, ma ammettiamo di avere che ci venga dato il seguente polinomio che ora scrivo, s alla quarta più con s cubo 6s cubo, quindi questo, questo e questo, con al quadrato 4 più 8 12 più 1 13 più 13 s quadro più in s 8 e 4 12 s, spero di non sbagliare, più 4 termine noto, e quindi venga dato un polinomio P di S di questo tipo. Vogliamo vedere, non calcolare le radici, anche se in questo caso, va bene, il calcolo delle radici, pur essendo un polinomio di quarto grado, quindi diciamo intrattabile da un punto di vista di principio, va bene, in questo caso le regoline per calcolare le radici ci sono, perché quando uno non sa che fare, il primo tentativo di applicare la regola di Ruffini è di andare a vedere se ci sono delle, visto che i coefficienti sono razionali, se ci fosse basta un coefficiente irrazionale, niente da fare, va bene, ma visto che i coefficienti sono razionali, basta cercare, se ci sono, non è detto che ci siano, le radici razionali tra quei numeri che hanno come numeratore tutti i divisori più o meno del termine noto e come denominatore tutti i divisori più o meno del monomio di grado più alto, se vi ricordate scuole medie superiori. In questo caso ci sono certamente, quindi si riduce l'ordine, va bene, dell'equazione e le radici si trovano. Però, va bene, supponiamo, il nostro problema è, dato questo polinomio, vedere, non calcolare le radici, ma vedere a se tutte le radici sono a parte reale strettamente negativa, b se, qualora non lo fosse, quante sono quelle a parte reale positiva, quante sono quelle a parte reale negativa. Allora la condizione necessaria affinché tutte le radici siano a parte reale negativa è soddisfatta: tutti i monomi hanno coefficienti di ugual segno, positivo in questo caso, va bene. Se ce ne fosse uno di segno diverso o mancante, la conclusione sarebbe: non tutte le radici sono a parte reale negativa, sicuramente, e se è questo il nostro obiettivo, soltanto questo, ci possiamo fermare. Se invece il nostro obiettivo è di andare a vedere quante sono le radici a parte reale positiva e quante sono quelle a parte reale negativa, allora anche se non è soddisfatta la condizione necessaria per, va bene, proseguo con la tabella di Rauch-Hurwitz, che si costruisce ovviamente in questa maniera.
riga numero 4, riga numero 3, numero 2, numero 1, numero 0. Le prime due righe le riempiamo con i coefficienti, che sono 1, 6, 13, 12, 4. E poi non li scrivo tutti i zeri. Riga 2, primo elemento della riga 2, dobbiamo calcolare il determinante di costituito, il determinante della matrice di ordine 2 costituito sempre dalla prima colonna, e in questo caso la seconda colonna perché cerco il primo elemento, cambiato di segno, e quindi facciamo 6 per 13, 60 più 18, 78. Meno 12, 78 meno 12 fa 66. 66 diviso 6 viene bene questa volta, va bene, perché il risultato è 11. L'elemento da mettere qui, sempre determinante della due righe precedenti, prima colonna, e ora visto che calcolo questo elemento, terza colonna, e quindi 6 per 4, 24, meno 0, 1 per 0 fa 0, qui c'è uno 0, va bene, quindi 24 diviso 6, 4, e poi tutti zeri. Andiamo avanti. Per calcolare l'elemento che sta qui, allora sempre due righe precedenti, queste, prima colonna e seconda colonna, determinante sarebbe 11 per 12 fa 132, meno 24, 132 meno 24 fa 8, 0, 108, e dovrei dividere 108 per 11, ma attenzione, prima regolina pratica, va bene, che ieri non ho detto, va bene, non è indispensabile dividere per quell'11, purché se non divido il primo elemento, il calcolo nel primo elemento, non lo devo fare per tutta la riga che sto calcolando, e se voglio mantenere inalterato la regola delle variazioni e permanenze che applicherò alla fine del calcolo, bisogna che divida solo per il segno eventuale di questo diciamo di questo numero. In questo caso 11, va bene, è positivo, e quindi divido per 1 e quindi lascio inalterato. 108, l'altro elemento ovviamente è 11 per 0 fa 0, meno 6 per 0 fa 0, 0, e quindi che è sempre uno 0 virtuale da qui in poi. Ultima riga, e dobbiamo arrivare all'ultima riga. L'ultima riga, la riga 0, dovrà contenere un elemento soltanto. Va bene, a cosa uguale? 108 per 4 meno 11 per 0, quindi meno 0. 108 per 4 diviso 108, a questo punto è facile, 4. E siamo arrivati in fondo, perché ora guardiamo la prima colonna, va bene, che è costituita, attenzione, il grado del polinomio era 4, e la prima colonna è costituita da 5 elementi, tanti quanti sono le righe che ho scritto, ovviamente, e quindi tra variazione e permanenze di segno che trovo in questa colonna, la somma complessiva è 4, giustamente pari al grado del polinomio, perché devo decidere quante sono le radici a parte reale positiva e quante sono le radici a parte reale negativa, quindi la somma di permanenze e variazioni deve essere uguale al grado del polinomio in esame. In questo caso ovviamente tutte permanenze di segno, e quindi la decisione è ovvia, tutte e quattro le radici di quel polinomio hanno parte reale strettamente negativa. Secondo esempio, e il secondo esempio lo faccio per illustrare, cominciamo a vedere dei casi grigi. PDS,
uguale s alla quarta più s cubo più s quadro più s più 2. Obiettivo: andare a vedere se le radici sono tutte a parte reale strettamente negativa, ovvero sia se questo fosse il polinomio caratteristico di una matrice, se il sistema che ha quella matrice dinamica è asintoticamente stabile. E allora la condizione necessaria è soddisfatta. Tabella da costruirsi. Riga 4, riga 3, riga 2, riga 1, riga 0. Al solito le prime due righe. 1, 1, 1, 1, 2. Cominciamo. Allora, calcolo di questo elemento. Allora, determinante di ordine 2 costituito dalle due righe precedenti, prime due colonne. 1 meno 1, 0. Eccolo qui, cominciamo. 0. Calcolo di questo elemento. 1 per 2, 2, meno 0, diviso 1, 2. E andiamo in crisi, andiamo. Perché abbiamo un primo elemento della riga 2 uguale a 0. E allora questo è il cosiddetto caso in cui è nullo il primo elemento della riga, ma non è nulla tutta la riga. Il secondo elemento è 2. Allora, primo caso, uguale a 0 il primo elemento della riga. Ci sono due tecniche per proseguire. Attenzione, per proseguire quando? Quando intendo vedere quante sono le radici a parte reale positiva e quante sono le radici a parte reale negativa. Perché, come vedremo subito tra poco, va bene, il fatto che ci sia uno zero, va bene, nella colonna, va bene, come primo elemento di una qualunque riga, mi dice subito che non tutte le radici sono a parte reale strettamente negativa e quindi che l'eventuale sistema di cui questo è il polinomio caratteristico non è certamente asintoticamente stabile. Allora, una delle tecniche, la più semplice in questo caso, è la cosiddetta tecnica epsilon. Pensiamo a questo, che se noi diamo ai coefficienti di questa, disegniamo il piano complesso, va bene, e supponiamo che le radici, va bene, di questo polinomio, supponiamo ovviamente, siano ad esempio 2 qui e 2 qui, le faccio reali ma le posso anche fare complesse coniugate, non è che. Se io dessi una piccola perturbazione, piccola, va bene, ai coefficienti di questa equazione, queste radici che fanno? Si muovono, diamine, ma si muovono di quanto? Per ragioni di continuità si muovono di appena appena, pochino pochino, va bene, e quindi se queste per caso non fossero a parte reale nulla, va bene, continuano a mantenere, pur essendoci quella perturbazione sui coefficienti, il segno della parte reale. E se do una piccola perturbazione ai coefficienti, qui non ci avrò più uno zero, ma ci avrò un numero diverso da zero. Piccolo, piccolo perché per continuità ho dato appena appena delle perturbazioni, va bene, ho cambiato appena appena i valori dei coefficienti. E quindi qui non ci avrò uno zero, mentre questi numeri qui, questi, sì, cambiano momentino, va bene, ma non cambiano di molto e quindi i calcoli dopo, va bene, vengono, si possono fare lo stesso senza problemi e posso pensare che, insomma, che è uno questo qui e non uno più epsilon primo o vatte la pesca cosa. Allora, dicevo, questo zero diventa a questo punto un epsilon.
valore molto piccolo. Attenzione, e questo epsilon può essere sia positivo che negativo. E allora, se perturbo i coefficienti in una qualche maniera, potrà venire fuori un epsilon positivo. Se perturbo i coefficienti in altra maniera, può venire tranquillamente un epsilon negativo. Bene, ma allora, visto che il segno di questo epsilon non è a priori fissato, sicuramente se non ci sono variazioni di segno per epsilon positivo da qui a qui, da qui a qui, c'è certamente una variazione per epsilon negativo o viceversa. E quindi certamente nella colonna principale ci saranno alla fine delle variazioni, almeno una, almeno, e quindi ci sarà certamente una radice a parte reale positiva, fuori discussione. Quindi se l'obiettivo è quello di vedere se il sistema è asintoticamente stabile o no, senza andare a vedere quante sono le radici a parte reale positiva o a parte reale negativa, arrivati allo zero mi fermo, il risultato ce l'ho già. Se invece voglio vedere quante sono le radici a parte reale positiva e a parte reale negativa, proseguiamo con questo epsilon. Ad esempio, supponiamolo positivo, vabbè, lo vediamo dopo. Calcolo dell'elemento che sta qui. Epsilon per 1, epsilon, meno 2, che fa meno 2. Siamo d'accordo, perché quell'epsilon è un infinitesimo, se volete, va bene, diviso epsilon, attenzione, inutile che divida per epsilon, come abbiamo detto prima, va bene, basta dividere per il segno di quell'epsilon. Ora l'ipotesi la facciamo, ammettiamo che epsilon sia positivo. Allora, epsilon meno 2 fa meno 2, diviso il segno di epsilon positivo, resta meno 2. Questa è l'ipotesi epsilon positivo. Questo elemento è 0. Ultima riga. Meno 2 per 2 fa meno 4, diviso meno 2 fa 2. E poi ci sarà 0. Siamo arrivati in fondo. Calcoliamo variazioni e permanenze di segno a questo punto. Attenzione all'ipotesi epsilon positivo. Allora abbiamo da qui a qui permanenza, da qui a qui ancora permanenza, da epsilon a meno 2 variazione, da meno 2 a più 2 variazione di segno. Quindi avremo due radici positive e due radici negative. Siamo d'accordo? Due radici, scusate, a parte reale positiva e due radici a parte reale negativa. Il calcolo l'ho effettuato nel caso di, con l'ipotesi epsilon positivo. Però abbiamo detto che sul segno di epsilon, quando ce lo mettiamo, non ne sappiamo niente. E quindi, se io faccio l'ipotesi epsilon negativo e proseguo la tabella, guardate che alla fine dovrà avvenire ancora che in quella colonna ci sono due variazioni e due permanenze, se no vi sto raccontando le barzellette, ovviamente. E allora proviamo ipotesi epsilon negativo. Allora, epsilon è negativo. Vediamo, andiamo a calcolare questo elemento qui. Va bene, viene. Epsilon per 1, epsilon. Meno 2 viene meno 2. Però lo devo dividere non per epsilon, ma per il suo segno, che è negativo per ipotesi, e quindi viene più 2, perché divido per meno 1, e qui ancora più 2. E ora facciamo il conto delle permanenze e variazioni di segno in questa tabella. Da qui a qui ancora permanenza, da 1 a epsilon. Ora epsilon per ipotesi è negativo, quindi ho una variazione. Da epsilon a più 2 c'ho ancora una variazione, perché epsilon era negativo, e da più 2 a 2 permanenza, il numero di variazioni e permanenze non cambia, giustamente, va bene, dovrei dimostrarlo che non cambia, ma come non dimostro, perché è decisamente complicato,
il criterio di Lauthurwitz, così non dimostro questo, chiamiamolo, corollario sfrido, per cui se cambio il segno di quell'epsilon non cambiano variazioni e permanenze nella colonna principale. C'è un'altra tecnica, va bene, che mi può venire in soccorso. Oh, guardate che questa è la tecnica cosiddetta dell'epsilon, anche per andare a vedere quante sono le radici di un tipo o dell'altro, è una tecnica che si applica facilmente. Va bene, pensando che quando quell'epsilon va a moltiplicare qualcosa, quella praticamente è zero rispetto al resto, quindi. Ma ci possono essere dei casi, ora non andiamo in cerca perché sono fortunatamente decisamente rari, va bene, in cui ad esempio in una riga ci sono i primi due elementi uguali a zero, ma non è tutta nulla ancora, c'è almeno un terzo elemento non nullo della riga, va bene, non ci sono zeri virtuali, cominciano dopo, cominciano. Allora, io il metodo epsilon cosa direbbe? Che a questo punto dovrei sostituire questo con un epsilon 1, questo con un epsilon 2. Ora si comincia ad andare in crisi per i conti. Non soltanto per i conti, ma perché di quei due epsilon, quando do delle perturbazioni, come abbiamo detto prima, i coefficienti, ce ne può essere uno che per certe perturbazioni va a zero più rapidamente dell'altro. Va bene, un epsilon 1 che sia un infinitesimo, va bene, con perturbazioni dei coefficienti che tendono a zero, va bene, che sia un infinitesimo di ordine superiore ad epsilon 2, a questo punto sui conti si entra veramente in crisi. E allora c'è una tecnica che per cui che dice questo, dice, e poi riprendiamo questo esempio per vedere, anzi lo scrivo, cambio pagina e lo scrivo. S alla quarta più S cubo più S quadro più S più 2. La tecnica dice questo, cominciamo la costruzione della tabella che non sarà più con l'epsilon, sarà una costruzione di tabella diversa. E allora cominciamo. Riga 4, 3, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2. Allora nella riga 2 viene 0, abbiamo visto, e 2, viene uno 0 soltanto, se ne vengono più di uno ora diciamo qual è la regolina. Sostituiamo questa riga ora con la seguente riga, moltiplichiamo i due elementi, questi 2, poi possono essere 3, 4, 5, dipende dalla tabella ovviamente, quindi moltiplichiamo gli elementi della riga incriminata per meno 1 elevato a p, dove p sono il numero di zeri successivi presenti nella prima riga. Se quel P sarebbe 2, nella riga incriminata. Se P fosse 2 vuol dire che in questa riga ci sono 0, 0 e altri numeri diversi da 0. In questo caso P è 1, perché c'è uno 0 soltanto in questa riga. Allora se la moltiplichiamo per meno 1 elevato a 1, quindi per meno 1, otteniamo la riga 0, meno 2. Siamo d'accordo? Non basta. Trasliamo questa riga di pi posti a sinistra. Cosa vuol dire trasliamo di pi posti a sinistra? Quegli zeri li eliminiamo, li buttiamo fuori, va bene, e sommiamo a la riga incriminata la nuova riga così ottenuta, e quindi facciamo questo conto, chiamiamo 2' la riga incriminata, ci sommiamo meno 2 0, che è la stessa riga moltiplicato per meno 1 alla p e traslata di un posto, in questo caso a sinistra, e quindi viene meno 2, qui dietro ci sono degli zeri virtuali finché si vuole, ma ci sono degli zeri,
sommiamo ottenendo la riga meno 2,2. Questo conto a questo punto non ci interessa, va fatto ovviamente per ottenere quella riga, ma non ci interesserà, e proseguiamo la tabella. Allora, riga 1, meno 2 per 1 fa meno 2, meno 2 fa meno 4, diviso, possiamo anche dividere per meno 2 a questo punto, perché un meno 4 diviso meno 2 fa 2, e poi 0, riga 0, 2, permanenze e variazioni di segno in questa colonna, senza tener conto ovviamente dei conti che ho fatto per sostituire la riga incriminata. Allora, da qui a qui permanenza, da 1 a meno 2 variazione, da meno 2 a 2 variazione, da 2 a 2 permanenza, stesso ovviamente, ci mancherebbe altro, risultato di prima: 2 radici a parte reale positiva e 2 radici a parte reale negativa. C'è una terza tecnica, va bene, quella veramente brutale, la terza tecnica, va bene, che è la seguente: se mi ritrovo una riga con uno 0 o più di uno 0, ma riga non tutta nulla, prendiamo il nostro PDS, va bene, che di cui stiamo facendo l'esame, e lo moltiplichiamo per un fattore che contenga un'altra radice, va bene, ad esempio una radice negativa, lo moltiplichiamo per S più alfa, se volete, alfa d'arbitrio, S più 5, o S più 5 è una radice negativa, ovviamente. Facciamo il prodotto, ottenendo un polinomio di che grado? Di sesto grado, ovviamente, perché ho moltiplicato, scusate, di quinto grado, avevo un polinomio di quarto, l'ho moltiplicato per un polinomio di primo grado, di quinto grado, e a questo polinomio applico la tabella di Rauth-Hurwitz, costruisco la tabella di Rauth-Hurwitz per questo polinomio. Attenzione, va bene, che se prima c'era uno 0, guardate, e se questa radice non è veramente proprio scelta in maniera non sbagliata, perché non c'è un criterio, teniamoci, proprio sfortunata, va bene, non dico un'altra parola perché sto registrando, va bene, la nuova tabella che viene fuori non avrà quello 0, sarà una tabella normale, usuale, in cui calcolo numero di variazioni e permanenze della prima colonna, levandone una permanenza, va bene, perché sarà associata a questa radice negativa che ci ho messo io, il resto darà numero di radici a parte reale positiva e a parte reale negativa del polinomio in esame. Caso in cui una riga è tutta nulla. Esempio, esame del seguente polinomio: PDS uguale S alla quinta più S alla quarta più S al cubo più S quadro più S più 1. Voglio andare a vedere quante sono le radici a parte reale positiva e a parte reale negativa. Va bene, quindi non applico neanche, non guardo neanche la condizione necessaria, va bene, perché quella la guarderei se volessi decidere sulla asintotica stabilità soltanto. Costruiamo direttamente, anche se qui è verificata ovviamente, ma costruiamo direttamente la tabella. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le prime due righe, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E
poi tutti zeri, ovviamente. Riga 3. 1 meno 1, 0. Secondo posto. 1 meno 1, ancora 0. E ho finito, ci dovrebbero essere due termini qui, d'accordo? Quindi in questo caso la riga è costituita da tutti elementi nulli, poi tutto zero. E allora in questo caso la tabella di Rauch-Hurwitz non si può proseguire. Il metodo epsilon, va bene, non è applicabile neanche quel metodo moltiplicare per meno 1 elevato a p e spostare, perché moltiplico questa riga, questa qui, per meno 1 elevato a 2, cioè due zeri, va bene, e rimane sempre una riga tutta zero. Ho voglia di spostarla, non cambia niente, non cambia, quindi niente, non sono applicabili questi metodi. Tuttavia, dividiamo la tabella in due parti. La prima parte, quella in cui la tabella è regolare, diciamo, non ci sono zeri né in prima posizione, va bene, né altre righe tutte zero. Ecco, in questo caso sono solo le prime due righe, ma è quindi le righe costruite con i coefficienti, ma è semplicemente per l'esempio che ho fatto. Può capitare dove si vuole, va bene. E allora in questa parte di tabella ci saranno sulle prime colonne un certo numero di variazioni e o permanenze, in questo caso una soltanto, d'accordo? In questo caso c'è una permanenza soltanto, vuol dire questo, che questo polinomio può essere scomposto in due fattori. Un primo fattore S più alfa non lo conosco, ma con radice certa, una soltanto, perché qui in questa parte di colonna c'ho soltanto o una variazione o una permanenza, una soltanto, e quindi un polinomio di primo grado con radice positiva o negativa, a seconda che in quella parte di tabella regolare, chiamiamola regolare, che ho costruito, vi siano variazioni e o permanenze. In questo caso c'è una permanenza e quindi ci sarà un S più alfa con alfa positivo, in maniera tale che la radice sia negativa, che moltiplica un altro polinomio. Ed è un polinomio che è nella incognita S è una biquadratica, che ha per coefficienti, quindi è un polinomio in S quadro. Va bene. Che ha per coefficienti gli elementi della riga precedente la riga tutta nulla. E quindi è, in questo caso, S alla quarta per 1 più S quadro per 1 più 1. Se in questa riga ci fosse stato 3, 2, 1 e poi la riga tutta 0, il polinomio, va bene, la biquadratica sarebbe stata 3 per S alla quarta più 2 per S al quadrato più 1. Se la riga tutta 0 avesse prima non 3 elementi ma 4, dipende da come viene costruita la tabella, dal grado del polinomio originario e così via. Ad esempio 3, 2, 1, 5, metto un numero, allora sarebbe ancora una biquadratica, ma non di quarto grado, di sesto grado, perché partiamo dal termine noto 5. Dopo questo 5, attenzione, ci sono tutti zeri che devono essere zeri, quelli che io chiamo zeri virtuali, quelli che provengono dalla costruzione della tabella, perché se ci fosse uno zero, va bene, non virtuale, ma che viene fuori dal conto della tabella, ne dovrei tener conto, va bene. Allora sarebbe 5 più 1 per S quadro più 2 per S alla quarta più 3 per S alla sesta. Attenzione,
Attenzione che anche in questo caso mi posso fermare. Perché? Se io devo decidere sulla asintotica stabilità, non se devo decidere su quante sono le radici a parte reale, positiva, negativa o in questo caso nulla, perché ci possono essere radici a parte reale nulla, complesse coniugate, ad esempio. Anzi, attenzione, che se ci sono radici sull'asse immaginario, complesse coniugate, un caso di questo tipo si verifica sempre. Le radici complesse coniugate a parte reale nulla conducono nella tabella di Rauth-Hurwitz sempre ad una riga tutta nulla. Allora andiamo ad esaminare a questo punto, da un punto di vista qualitativo ovviamente, cosa succede quando ho una biquadratica. In S quadro le radici come possono essere? Quindi in S quadro le radici di questa biquadratica possono essere reali positive. E se in S quadro ho una radice reale positiva, in S cosa avrò? La radice quadrata di quel numero positivo, anzi le due radici quadrate di quel numero positivo, quindi una radice positiva e una radice negativa. Siamo d'accordo? Oppure le radici in S quadro possono essere reali negative. Eccolo il caso. Va bene. Ad esempio S quadro più 4. Va bene, che hai una radice in S quadro uguale a meno 4. Ma allora le radici in S sono complesse coniugate a parte immaginaria nulla. Sono qui. Ed eccolo il caso in cui le radici sono complesse coniugate a parte immaginaria nulla. Terzo caso, le radici possono essere complesse coniugate. Ah, non mi interessa a questo punto se a parte reale positivo o a parte reale negativa. Perché se sono complesse coniugate, due radici in S quadro, devo calcolare la radice quadrata. Va bene, per calcolare S. E allora una radice di questo tipo, facciamolo la radice quadrata, quante sono le radici quadrate? Sono due, ovviamente. La prima, che ha come argomento la metà di questo, e come modulo la radice del modulo, e la seconda, che ha stesso modulo, la radice di questo, ma che ha argomento dall'altra parte. Quindi ne viene una parte reale positiva e una parte reale negativa, e analogamente per l'altra complessa coniugata. E quindi se in S quadro ho due radici complesse coniugate, queste in S danno luogo a due radici complesse coniugate a parte reale positiva e due radici complesse coniugate a parte reale negativa. L'esame tuttavia si può fare nei casi semplici in cui la biquadratica, questa qui, sia un'equazione di, scusate, attenzione, sia un'equazione di secondo grado in S quadro, va bene, e quindi sia una biquadratica al più di quarto grado. Se già abbiamo una biquadratica di sesto grado, va bene, se andiamo nei guai, perché dovrei risolvere in S quadro un'equazione di terzo grado, e sappiamo già che diventa un problema. Ad esempio, in questo caso, vediamolo un po', allora io so certamente dalle considerazioni fatte che quel polinomio che abbiamo scritto prima può essere fattorizzato in questa maniera: S più alfa con alfa positivo, perché c'era una permanenza di segno in quel pezzo di colonna senza problemi, va bene, che moltiplica, era S alla quarta più S quadro più 1, va bene. Allora abbiamo certamente una radice a parte reale negativa, e qui dobbiamo fare l'esame, e l'esame, la tabella di Rauth-Hurwitz così non ci aiuta più, non ci aiuta, perché le radici in S quadro sono meno un mezzo più o meno iota radice di 3 su 2. Se non mi sbaglio, sì, 1 meno 4 fa 3, fa meno 3, va bene, quindi
iota radice di 3 su 2, quindi nel piano complesso, va bene, attenzione che sono radici a modulo unitario. Perché sono radici a modulo unitario, così numeri complessi e questioni sulle equazioni? Perché le radici in S quadro di questo sono a modulo unitario? Sono complesse coniugate? Il termine noto quant'è? 1, che è il prodotto delle radici, il termine noto. E quindi, se le radici sono complesse coniugate, quell'1 è il quadrato del modulo. Va bene, quindi il modulo è uguale a 1. Va bene. Allora, sono radici, stanno qui, meno un mezzo più iota radice di 3 su 2. Eccole qui, queste sono le due radici in S quadro. A questo punto che danno luogo a due radici a parte reale positiva e due radici a parte reale negativa. Bene, sicuramente. Le due radici di questa qui sono, quest'angolo quanto sarà? 120 gradi, e quindi sono a 60 gradi, la metà, modulo unitario perché la radice di 1 è 1, va bene, questa ovviamente è to, va bene, questo più 180 coincide con questa qui, e le radici di questa sono questa e questa, quindi sono 4 radici, 2 a parte reale in S, 2 a parte reale positiva e 2 a parte reale negativa, il che significa che il mio polinomio di partenza, va bene, avrà 3 radici a parte reale maggiore di 0 e 2 radici a parte reale minore di 0. Il polinomio di quinto grado di partenza avrà 3 radici. Siamo d'accordo? Perché 3 a parte reale positiva? Perché 2 provengono dalla biquadratica e 1 è una radice a parte reale positiva, addirittura reale positiva, veniva dall'esame della prima parte della colonna. Infatti, e le radici devono essere 5, va bene, non c'è dubbio, perché l'equazione era di quinto grado. E se io... Sì, ho sbagliato, vi chiedo scusa, ero convinto di aver detto giusto, dopodiché lei giustamente mi ha fatto l'osservazione, ritorniamo indietro, tutto sbagliato, 2 radici a parte reale positiva e 3 a parte reale negativa, chiedo scusa, davvero, ero convinto di aver detto le cose giuste, invece avevo scambiato il segno. E se la B quadratica diventa troppo complicata da esaminare, ad esempio vuol dire che abbiamo un polinomio di grado abbastanza elevato, intendiamoci, ma viene fuori una biquadratica di ottavo grado, va bene, il che significa di quarto grado in S quadro, va bene, dovrei risolvere un'equazione di quarto grado in S quadro, e allora non ci si fa, e allora c'è un'altra tecnica invece piuttosto utile, che è la seguente, e riprendiamo l'equazione di prima, riprendiamo S alla quinta più S alla quarta eccetera, tutti i coefficienti erano uguali ad 1, va bene, e la tabella cominciava così, 5, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. La riga, chiamiamola 3', quella incriminata, veniva alla riga 0, 0. Siamo d'accordo? Come prima. E allora c'è una tecnica per sostituire questa riga tutta nulla con altra riga non nulla e poter proseguire la tabella in maniera tale che alla fine mi dia indicazioni corrette? Fortunatamente sì. Prendiamo la B quadratica. Quella che abbiamo scritto prima, che ha questo 1, 1, 1 come coefficienti, e quindi la B quadratica era S alla quarta più S quadro più 1. E facciamone la derivata rispetto ad S, che diventa 4S cubo più S, più 2S, scusate. E sostituiamo questa riga 3' con una riga 3 avente i coefficienti di questa nuova equazione trovata come riga, quindi 4, 2.
cancelliamo questa riga di tutti i zeri e proseguiamo con le classiche regole di costruzione della tabella di Raoult-Hurwitz. 4 per 1, 4, meno 2 fa 2, diviso 4, non dividiamo per 4, fa 2. C'è qualcosa che non torna. Ah no, momentino, no, mi sono scordato che c'era un 1 anche qui. Allora, 4 meno 0, 4, non ho diviso per 4 e quindi qui 4. Siamo d'accordo? Se ho sbagliato i conti ditemelo, questa costruzione regolare, questa riga qui non c'è più, e quindi, ma c'è questa, e quindi qui c'è 4 meno 2, 2, e qui c'ho 4 meno 0, 4, andiamo avanti. Riga 1. Meno 16 fa meno 12. Va bene, non divido neanche, meno 12. E qui c'è 0. E qui 4 per meno 12 diviso meno 12 e ci metto 4. E abbiamo finito la tabella. Andiamo a vedere ora in questa colonna variazioni e permanenze. Abbiamo da qui a qui permanenza, da qui a qui permanenza, permanenza, variazione, variazione. Giustamente 3 radici a parte reale negativa, 2 radici a parte reale positiva, come avevamo già visto prima con tecnica diretta di risoluzione della biquadratica. La tabella? Sì. Mi fa una cortesia? Se non c'è un po' di... Vieni alla lavagna un istante, ma non per... No, no, per scrivere la sua domanda. Non ho capito come deve essere la prima riga, la seconda riga. Me lo dica. Dunque, non ho detto una cosa, le permetto, non ho detto una cosa. La riga tutta nulla avviene sempre in corrispondenza di un numero dispari di riga, prima considerazione, però ora aggiungerò qualcosa. Quindi non è possibile che ci sia riga numero 5 diversa da 0, va bene, riga numero 4 diversa da 0, riga numero 3 diversa da 0 e riga numero 2 tutto nulla. No, non è possibile che avvenga una cosa di questo tipo. È possibile che avvenga riga numero 7, aumentiamo l'ordine dell'equazione, diversa da 0, riga numero 6 diversa da 0, riga numero 5 diversa da 0, riga numero 4 diversa da 0, riga numero 3, nulla. Allora, c'è qualche problema? Ancora qualche problema? Ora ho capito, le chiedo scusa. Se ad esempio avessi una tabella che con una regolina di questo tipo viene così, la scrivo, solo la tabella, va bene, riga 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, va bene, e viene ad esempio la riga 7 diversa da 0, riga 6 diversa da 0, riga 5 diversa da 0, riga 4 diversa da 0, riga 3 tutta nulla. Siamo d'accordo? Allora cominciamo a darci un taglio qui e andiamo a vedere qui variazioni e permanenze. Quante sono? La somma di variazioni e o permanenze sono 1,
2, 3. E quindi il mio polinomio di partenza, PDS, può essere fattorizzato in un polinomio di terzo grado per un polinomio di quarto grado. Va bene. E attenzione, va bene, che già considerando questo si capisce bene perché gli zeri devono venire in una riga dispari. Va bene. Se no non si potrebbe costruire la B quadratica se avvenissero in una riga pari. Siamo d'accordo, bene. E questi qui come sono? Bisogna andare a guardare variazioni e permanenze qui. Va bene, quindi quello è un polinomio di terzo grado che ha come radici. Se qui ci fossero due permanenze e una variazione, questo polinomio di terzo grado avrebbe due radici a parte reale negativa e una positiva, e così via. Siamo d'accordo? Cosa volevo dire? Torniamo alla pagina precedente, vediamo, forse mi è passata una cosina, no? Vabbè, facciamo qualche minuto di intervallo.